Ragazzi, qualche giorno fa Felipe Anderson è stato contro la Juve, sembra fatta per la Juventus, e oggi nel Lazio Salernitana Felipe Anderson fa una bella doppietta. 3-1 in questo momento per la Lazio in casa contro la Salernitana. Mi aspettavo un risultato di questo genere, infatti nelle pronostici avevo consigliato l'1 più 1 fisso più over 1,5 almeno, perché o 2,5, anche perché la Lazio poteva fare un po' di gol. 3-1, ce ne sono stati addirittura 4, di cui 3 nei primi 15-16 minuti. Quindi una partita che è partita, scusate il gioco di parole, col botto molto forte. Oggi forse l'unica nota negativa della Lazio è questo non continuare a trovare il gol degli attaccanti centrali, intendo ovviamente, non gli attaccanti in generale, perché poi se ne va a vedere Felipe Anderson è un'ala, quindi alla fine giusto così. Però io parlo di attaccante centrale, la Lazio fa fatica in questo momento ancora tra Immobile e Castellanos. Se che qua gol di Zaxe, ragazzi, appena entrato, 4-1 Lazio, 4-1 Lazio, gol in live di Zaxe, incrocia molto bene col destro e batte Costil, 4-1. Vabbè, ragazzi, la Salernitana sta solamente aspettando la matematica per retrocedere, perché poi alla fine c'è veramente poco da fare. Andiamo un po' qua, si perde palla, Rovella conquista con la scivolata questo pallone, la prende palla Isaksen, che col destro incrocia bene, incrocia benissimo qua Isaksen, quindi bel gol, bel gol. 4-1, poi l'Italia era già chiusa, adesso è chiusa ancora di più. E primo gol molto bello, Felipe Anderson che praticamente, scusate, ma arrivano le notifiche qua sul telefono. Conquista palla aggressivamente su Candreva, porta questa palla, no, in diagonale, s'accentra sempre di più vicino alla porta, poi fa finta di tirare col destro e se la sposta col destro al sinistro accentrandosi, e col mancino tira a giro, fa questo gol dell'1-0. Il 2-0 sarebbe stato anche un calcio di rigore, ma poi arriva il gol subito poco dopo, quindi il calcio di rigore viene annullato, nel senso che c'è stato un calcio d'angolo, batte Luis Alberto, Gionber praticamente ferma quel pallone lì davanti all'area piccola di rigore con la mano, sarebbe stato rigore netto, Vecino però ne approfitta e da girato si gira colpendo il pallone e trovando il gol del 2-0. Poi ci ha provato anche Castellanos con quel pallonetto su Costil, dove però Costil fa la parata. Lo stesso Costil che a un certo punto ha rischiato, è uscito a vuoto in scivolata, poi riuscita a rimediare all'errore, ma lì la porta della Lazio l'ha scoperta, e tra un po' che era Patrick, se non sbaglio, ha provato a fare il tiro a centrocampo, però ribattuto. Accorcia la Lazio poi con Chouinard, questo cross di Maggiore al centro per Chouinard che di testa batte Mandas, e poi anche Brada ha avuto un'occasione con il piede raso terra, col tiro raso terra, dove lì Mandas non proprio bellissimo da vedere, che prende sto pallone e poi un po' gli scappa, lì la Lazio ha rischiato, però dopo anche se comunque diciamo ha accorciato la Salernitana, la Lazio ha avuto sempre un predominio importante nel campo, infatti poi arriva anche il 3-1 di Felipe Anderson, molto bella la combinazione di palla riconquistata, palla Luis Alberto imbucata dalle linee, e Felipe Anderson col destro va a incrociare sull'altro palo dove Costillo non può arrivare, e lì c'è il 3-1 dove la partita già era praticamente chiusa. Nel secondo tempo mi è piaciuto un sacco il doppio 1-2 tra Tati Castellanos e Luis Alberto sa da Tati Castellanos, Castellanos la ridà a Luis Alberto la ridà di nuovo al Tati, che con diciamo la sponda col collo esterno manda Luis Alberto in porta, quindi doppio 1-2. Luis Alberto fa questo tiro a giro dove però lì Costil fa una grande parata e nega il gol al mago per il 4-1, gol che poi abbiamo visto adesso in live, è arrivato con Isaksen col 4-1, palla recuperata da Rovella e Isaksen comunque non sbaglia e trova il gol del 4-1. E ragazzi, è la Lazio che va a fase alterne, questa è la Lazio di Tudor, quindi a Tudor bisogna dar tempo, però è una Lazio che se vediamo comunque che ha, come posso dire, la condizione fisica, no? Di poter fare un certo pressing, di poter fare appunto quel pressing asfissiante, no? Che non ti dà pace. È una Lazio che ti mette in difficoltà. Se la Lazio sta bene fisicamente, che può appunto fare quello che chiede il suo allenatore, ovvero Tudor,
ti metti in difficoltà. All'Olimpico contro la Juventus in campionato l'ha fatto e abbiamo perso, oggi con la Salernitana lo ha fatto e sta vincendo. Poi è ovvio, purtroppo, siccome la Lazio non c'è una rosa lunga, va detto, non può fare tutte le partite così. E ogni tanto appunto questo pressing viene a mancare. Oggi però, contro una squadra, va detto, sulla carta anche molto più scarsa, è riuscita comunque a dirla sua. Molto bene anche Camara, secondo me, ragazzi, Camara, l'avevo detto, il primo che ne giocherà secondo me è Camara, perché Camara con Sarri faceva il trequartista, che Sarri non usa il trequartista, quindi era un po' in difficoltà il giapponese, ma il giapponese ha ottimi numeri, in Bundes ha avuto ottimi numeri, anche in nazionale è un grandissimo giocatore, con Turro poteva sbocciare e sta già comunque dimostrando qualcosina e vedete che il prossimo anno potrebbe essere un perno centrale di questa Lazio a centrocampo. Ovviamente ragazzi, per la Salernitana cosa vi devo dire? Hanno cambiato 200 allenatori, il risultato è sempre gli stessi, sono sempre gli stessi. Forse i risultati migliori, per quanto era ancora in zona di retrocessione, li aveva tutti con Inzaghi. Cioè, è arrivato comunque chi era Liberani, adesso c'è Colantuomo, non cambia nulla. Cioè, veramente la Salernitana, disastro, disastro quest'anno e ripeto, stanno solamente aspettando la matematica per essere coronati in Serie B, riprogrammare una stagione da capo in una serie di divisione più bassa per poi poter ripartire e poi magari chissà un domani risalire, ma quest'anno veramente è tutto abbastanza disastroso. Poi che altre occasioni da gol non è che me ne ricordo tante, forse sì, ah, Marusic nel primo tempo ha fatto tirare la palla alto sulla traversa, però quelli di Luis Alberto ve l'ho dette, quelli di Castigliano ve l'ho dette, Felipe Anderson ha fatto il gol, Isak, attenzione qua con Steele, mamma mia, con Steele qua è uscito, proprio ha abbandonato i pali e Isaksen senza guardare la porta può tirare a fare questo gol a pallonetto. Non inquadra la porta Isaksen, ma Lazio vicina praticamente al quinto gol. Qua c'è stata un'incomprensione tra Manolas e Costil. Costil non gliel'ha chiamata, c'era Manolas su quel pallone, poteva anche non andarci. E quindi niente, sono 3 punti che a Lazio sicuramente vanno bene, perché comunque il sogno europeo minimo c'è. Nel senso, a Lazio di certo secondo me non può andare in Champions ormai, però puntare all'Europa League non è impossibile, ma non è neanche facile. Se si parla di Conference, voi direte la Conference. Beh, la Conference è sempre una competizione europea, se no che cacchio l'ha messa a fare? Al settimo posto ancora la Lazio può puntare, mancano ancora 7 giornate, sono 3 punti che comunque, aspettando le altre, ti si avvicina un po' la classifica e staremo a vedere. Oggi ha giocato molto bene Luis Alberto, al di là dell'assist che ha fatto. Però Luis Alberto, ragazzi, oggi ha giocato bene e per me lui deve giocare. Cioè, Luis Alberto per me, ragazzi, deve giocare. Quando non l'ho visto giocare al derby, non mi sono ancora spiegato il perché. Forse stava poco bene, non lo so, entro dopo. Però uno come Luis Alberto, ragazzi, con quell'invenzione, con quella visione di gioco, deve giocare. Cioè, già che tu quest'anno hai perso l'anno scorso, cioè tu all'inizio anno perdi Milinkovic-Savic, che era un perno fondamentale, l'altro perno del centrocampo è appunto Luis Alberto. Non puoi non mettere Luis Alberto. Oggi ti ha dimostrato che se sta bene il giocatore va messo e credo che adesso Igor Tudor l'abbia capito e lo schiererà più spesso. Mancano 20 secondi e la partita finisce qua, ragazzi. Quindi vi saluto. Se vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando. Commentate questi due commenti e fate sapere un po' cosa pensate appunto di queste qua tra Lazio e Sanità. I due vostri sui commenti. E soprattutto, ragazzi, anche se piacere l'iscrizione al canale che è fondamentale, non costa nulla. E per me vuoi trovare il vostro supporto. Basta fare clic su iscriviti. E siete iscritti, se fate un ringrazio di cuore. Condividete anche il video con i vostri amici, facendo anche loro. E attivate le notifiche così non perdete che usciranno. È finito questo momento, ragazzi. Lazio 4, Salernitana 1, vittoria per la Lazio. E ragazzi, niente. Il link è in descrizione anche dei vari social channel e anche degli altri video di social. Credo che è tutto. Bene.